Allora ci mettiamo sul nostro tappetino, i piedi sono aperti tanto quanto le nostre anche, siamo all'incirca 20 cm dal bordo. Mani lungo i fianchi, inspiriamo ed espiriamo sempre solo col naso per tutta la pratica. Ci concentriamo sul nostro respiro. Cerchiamo di allontanare qualsiasi tipo di pensiero dalla nostra mente. E ora inspiro, sollevo le braccia, le porto verso l'alto ed espirando, porto le mani sulle ginocchia e piego le gambe. Inspiro, allineo la colonna e espiro, curvo la schiena, guardo in direzione dell'ombelico. Inspiro, riallineo la colonna e espiro, piego le braccia e avvicino il petto alle cosce. Apro bene i gomiti verso l'esterno, avvicino il petto, rilasso la cervicale. E inspiro, premo le mani sulle ginocchia. Espiro, curvo la schiena. Inspiro, riallineo la colonna. Espiro, piego le braccia e avvicino il petto alle cosce. Inspiro. Espiro, curvo. Inspiro, riallineo. Espiro, piego le braccia e avvicino il petto alle cosce. E avvicino, porto le mani ai lati dei piedi. E ora inspiro, punto le dita delle mani sul tappetino, allineo la colonna, guardo avanti ed espirando andiamo in posizione del gatto, continuiamo ad avere le spalle allineate ai polsi e le anche allineate alle ginocchia. Inspiro, inarco la schiena, guardo verso l'alto, espiro, curvo la schiena, guardo in direzione dell'ombelico. Inspiro, espiro, curvo. Inspiro, ed espiro. E ora inspiro, stacco la gamba sinistra da terra ed espirando stacco il braccio destro da terra. Piede sinistro a martello, le anche sono allineate tra di loro e direzionate verso il tappetino. Braccio ben teso, pollice verso l'alto, quindi mano di taglio. E ora vado ad afferrare la punta del piede sinistro, apro bene il petto, sguardo verso avanti. E ora sciolgo la posizione, espiro. Inspiro, stendo la gamba destra in avanti. E stendo il braccio sinistro. Piego la gamba. Vado ad afferrare la punta del piede e apro bene il petto. Sollevo la coscia verso l'alto. Espiro. Sciolgo la posizione. E ora, inspirando, inarco la schiena. E espiro. Porto il peso indietro. Avvicino i glutei verso i talloni. Inspiro, ritorno, inarco la schiena. Espiro, schiaccio indietro. Inspiro, inarco. Espiro, vado indietro. E ora inspiro, punto le dita sul tappetino ed espirando, cane faccia in giù. Premo bene i talloni verso il tappetino. Sguardo verso l'ombelico. Appoggio bene i palmi delle mani sul tappetino e ora inspiro, vado in mezza punta, carico il peso in avanti, sarà nella posizione piegamento. Espiro, cane faccia in giù. Inspiro, ritorno alla posizione del piegamento. Espiro, cane faccia in giù. E ripeto, ogni volta che inspiro vado nella posizione del piegamento ed espirando ritorno a cane faccia in giù. Cerchiamo di rendere il movimento più fluido possibile, quasi da creare un'onda con il nostro corpo. E ora inspiro, rimango nella posizione del piegamento, fermi e mobili. Oscillo, quindi spostando il peso proprio verso le dita dei piedi e spingendolo indietro quasi come se dovessimo appoggiare i talloni sul tappetino. Inspiro, carico, espiro, premo indietro.
E ora piego le braccia e ci atturiamo. Ci sdraiamo a pancia in giù e da qua scivoliamo con le mani, portando le mani, gli avambracci, i gomiti a terra sul tappetino. Lavoriamo solo con la muscolatura della schiena. Inspiro, sollevo le spalle, la testa, e espiro, scendo giù. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. E ancora una volta, e scendo giù. Ora apro le braccia di lato, stacco il piede sinistro da terra, e ora andiamo sul lato opposto, appoggiamo la pianta del piede, sguardo verso l'alto. Apro bene il ginocchio verso l'esterno e ritorno giù. E cambio. Piego la gamba destra, porto la gamba verso il lato sinistro, e mi apro e ritorno. E ripetiamo ancora una volta da un lato. Appoggio e vado dall'altro. E appoggio. Piego le braccia e portiamo all'altezza del petto. E ora inspiro. Salgo un po' più in su con il petto, ma senza stendere ancora completamente le braccia. E scendo giù. Inspiro, espiro, scendo. Inspiro, espiro. E ora inspiro. E da qua appoggiamo, scivoliamo con le mani avanti, appoggiamo gli avambracci e i gomiti, rimaniamo in posizione del cobra. Faccio pressione solo sulle mani e estendo il braccio. I gomiti spingono sempre verso l'interno, quindi verso il tappetino, mai verso l'esterno. Ora provo a piegare la gamba destra e estendo e cambio. E ora appoggio, scendo giù col corpo, riavvicino le mani al petto, da qua cane faccio in su, inspiro, sollevo sia il busto che le ginocchia e ora espirando rullo direttamente sul collo del piede e vado a cane faccio in giù. E ora inspiro, piego le gambe, guardo avanti, con due passi porto i piedi in mezzo alle mani, inspiro, allineo la colonna, guardo avanti, espiro, Uttanasana. E ora inspiro, perno l'anca, salgo su, porto le braccia verso l'alto, espiro, Samasthiti, e inspiro, espiro, perno l'anca, scendo giù, inspiro, allineo la colonna, espiro, due passi indietro, e Chaturanga, inspiro, cane faccio in su, espiro, subito rollo sul collo del piede, cane faccio in giù, e inspiro, piego le gambe, guardo avanti, con due passi, porto i piedi in mezzo alle mani, inspiro, allineo la colonna, espiro, Uttanasana, inspiro, perno l'anca, salgo su, espiro, Samasthiti. Ora tutto facendo balzi, quindi sia l'andata che al ritorno. Se non ve la sentite durante la pratica, piuttosto fate sempre due passi, non vi preoccupate. Inspiro, espiro, perno l'anca, scendo. Inspiro, allineo la colonna e balzo e Chaturanga. Inspiro, cane faccia in su, espiro, cane faccia in giù. Inspiro, piego le gambe, guardo avanti. Con un balzo, porto i piedi in mezzo alle mani. Inspiro, allineo la colonna, espiro, Uttanasana. E ora inspiro, perno l'anca, salgo su, espiro, Samasthiti. E inspiro, espiro, perno l'anca, scendo. Inspiro, allineo la colonna, e balzo e Chaturanga. Inspiro, cane faccio in su, espiro, cane faccio in giù. Unisco i piedi dietro e subito sollevo la gamba destra verso l'alto. Inspiro, porto il ginocchio verso il petto. Espiro, stendo la gamba dietro, cane faccio in giù. Inspiro, vado avanti. Espiro, cane faccio in giù. Inspiro ed espiro. E ora inspiro, porto il ginocchio verso il petto e ci sdraiamo. Manteniamo il busto bene alto, ben aperto. Non ci sdraiamo,
Proviamo subito a piegare la gamba sinistra ed andare a prendere la punta del piede con la mano destra. Per chi se la sente che è in equilibrio, può provare a staccare la mano sinistra, portarla avanti e ora sciolgo e ritorniamo a cane faccio in giù con la gamba destra sollevata. E ritorno giù. Andiamo dall'altro lato, quindi gamba sinistra sollevata verso l'alto. Scendo giù in una posizione di piegamento portando il ginocchio verso il petto. E espiro, ritorno a cane faccio in giù. E inspiro. E espiro. Inspiro. Espiro. E ora inspiro, appoggiamo il ginocchio a terra e rimaniamo su col busto. Proviamo subito a piegare la gamba destra e afferriamo la punta del piede con la mano sinistra. E sciolgo la posizione. Anzi, meglio, chi se la sente prova a staccare la mano destra. E ora sciolgo la posizione, ritorniamo a cane faccia in giù, mantenendo la gamba sinistra sollevata. E ora appoggio il piede a terra. Inspiro, piego le gambe, guardo avanti, con un balzo porto i piedi in mezzo alle mani. Inspiro, allineo la colonna, espiro, buttanata. E inspiro, fermo l'anca, salgo su, espiro, samasthiti. E inspiro, espiro, fermo l'anca, scendo. Inspiro, allineo la colonna, espiro. Balzo e chaturanga. Inspiro, cane faccio in su, espiro, cane faccio in giù. Sollevo la gamba destra verso l'alto e porto il ginocchio verso il petto. Ora ruoto con tutto il corpo verso il lato sinistro, appoggio il piede destro a terra, apro il braccio verso l'alto. Rimango su col bacino e ora lentamente appoggio il bacino a terra, ruotiamo. I piedi sono aperti tanto quanto le nostre anche, inspiro, espiro, allungo, ferro la punta dei piedi e allungo il corpo in avanti. E inspiro, ritorno, raccolgo le gambe e Navasana, stacco. Espiro, appoggio le gambe, adesso divarichiamo leggermente la gamba destra, ritorniamo in posizione, come prima sollevo il bacino, ruoto il corpo verso l'interno, appoggio la mano sinistra a terra, riporto il ginocchio verso il petto e ora ritorno a cane faccia in giù con la gamba destra sollevata verso l'alto. Piego la gamba destra e ora porto il piede a terra sul lato opposto. E sollevo il braccio destro verso l'alto. E ora lentamente scendo giù, appoggio il bacino a terra. Da qua abbraccio il ginocchio destro con la mano sinistra e vado in Marichasana. Sguardo verso la parete dietro. La gamba sinistra non è passiva, ma piede a martello, ginocchio ben teso. E ora ritorno, appoggio la mano sinistra sul tappetino, apro leggermente la punta del piede destro e sollevo il bacino, ritorno. Ora ruoto e ritorniamo a cane faccia in giù con la gamba destra sollevata verso l'alto. Espiro, ritorno col piede appoggiato a terra, inspiro, piego le gambe ed espirando balzo. Inspiro, allineo la colonna, espiro, Uttanasana. E ora inspiro, perno l'anca, salgo su, espiro, samasthiti. Tutto dall'altro lato. Inspiro. Espiro per non la scendo. Inspiro in una colonna. Espiro. Balzo e chaturanga. Inspiro. Cane faccio in su. Espiro. Cane a faccia in giù. E ora inspiro. Sollevo la gamba sinistra verso l'alto.
Io rapporto il ginocchio verso il petto e ritorno alla posizione del piegamento. Stendo la gamba sinistra sul lato destro e apro bene il petto. Salgo su. E ora lentamente scendo giù col bacino, ruoto, inspiro, sollevo le braccia ed espirando vado ad afferrare la pianta dei piedi e allungo. E ora inspiro, ritorno, divarico leggermente la punta della gamba sinistra, appoggio la mano sinistra a terra e salgo su col bacino. Appoggio la mano destra sul tappetino, riporto il ginocchio verso il petto. Espiro, di nuovo, cane faccia in giù con la gamba sinistra sollevata. Ora piego la gamba e porto il piede a terra sul lato sinistro. Estendo il braccio sinistro verso l'alto, sguardo alla mano. E ora lentamente appoggio il bacino a terra, abbraccio il ginocchio sinistro con il braccio destro, ruoto, vado in Marichasana. E ora sciolgo, ritorno in posizione, salgo su, ruoto, ritorno anche la faccia in giù e appoggio il piede a terra, inspiro, piego le gambe, guardo avanti, con un balzo porto i piedi in mezzo alle mani, inspiro, mi colonna, espiro, uttanasana, ora inspiro, perno all'anca, salgo su, espiro e samastiti. E ora facciamo un grande passo col piede destro, indietro, afferro, intreccio le mani dietro la schiena, apro bene il petto, espiro, scendo giù e porto la testa verso il tappetino. Ora sciolgo la posizione delle braccia, porto le mani in mezzo ai piedi, inspiro in una colonna, espiro, scendo più giù. E ora inspiro, riallineo la colonna, piego la gamba sinistra e ruoto completamente il corpo e siamo in affondo. E ora attenzione, stacchiamo le mani, affondo due. Sapete che è il mio preferito, penso lo abbiate capito ormai in questa quarantena. Per la qua carico il peso e andiamo subito in barriera 3. E ora inspiro, porto il ginocchio verso il petto. E attenzione, sciolgo la posizione, andiamo ad afferrare il collo del piede e da qua posizione il ballerino. E ritorno, porto il ginocchio verso il petto. Portiamo le mani sui fianchi e stendiamo la gamba destra in avanti, Uttanasana. Ed espiro, samastiti. Ok, adesso tutto dall'altra parte, quindi facciamo un grande passo indietro con la gamba sinistra. Io purtroppo sono girata così adesso. Intreccio le mani dietro la schiena, apro bene il petto e scendo giù. Ora sciolgo la posizione delle braccia, posiziono le mani in mezzo ai piedi, inspiro, espiro, scendo più giù, portando proprio veramente la testa appiccicata al tappeto.
E ora inspiro, ritorno. Piego la gamba destra, ruoto e andiamo in affondo. E ora da qua inspiro, vado in affondo 2. Da qua carico il peso e guerriero 3. E inspiro, portiamo il ginocchio verso il petto, salgo su. E ora sciolgo la posizione, porto la gamba indietro, afferro il collo del piede. Se riuscite, se avete buona mobilità e flessibilità, afferrate con l'indice medio l'alluce. E da qua tiriamo sulla gamba, portiamo la coscia verso l'alto. E ora sciolgo la posizione, riporto il ginocchio al petto. E da qua porto le mani sui fianchi, stendo la gamba sinistra avanti, piede a martello, utitasta. Ed espiro e chiudo. E ora saluto al sole B. Inspiro, intreccio le dita, tranne gli indici, piego le gambe, Utkatasana, posizione della sedia. Espiro, stendo e Padmasana. Inspiro, allungo la colonna, espiro, balzo e Chaturanga. Inspiro, cane faccia in su, espiro, cane faccia in giù. Inspiro, sollevo la gamba destra verso l'alto, espiro. Porto il piede destro in mezzo alle mani, extra ruoto la punta del piede sinistro verso l'esterno e sollevo le braccia, guerriero 1. Espiro, appoggio le mani e da qua porto indietro il peso, Chaturanga. Inspiro, cane faccia in su, espiro, cane faccia in giù. E ora inspiro, piego le gambe, guardo avanti. Con un balzo porto piede in mezzo alle mani. Inspiro, allungo la colonna, espiro, Uttanasana. Inspiro, perna all'anca, salgo su, intreccio le dita e Utkatasana. Espiro e Samasthiti. Andiamo dall'altro lato. Inspiro, Utkatasana. Espiro, perna all'anca, scendo. Inspiro, allungo la colonna, espiro. Balzo e Chaturanga. Inspiro, cane faccia in su, espiro. Cane faccia in giù. E ora inspiro, sollevo la gamba sinistra verso l'alto. Espiro, porto il piede in mezzo alle mani. Extra, ruoto la punta del piede destro e inspiro. Guerriero 1. E ora inspiro, scendo giù. Chaturanga. Inspiro, cane faccia in su. Espiro, cane faccia in giù. E inspiro, piego le gambe, guardo avanti. Con un balzo, porto il piede in mezzo alle mani. Inspiro, allungo la colonna, espiro, Uttanasana. Inspiro, perna all'anca, salgo su, intreccio le dita, Utkatasana. Ed espiro, Samasthiti. Ripetiamo però andando ad aggiungere le asana nel guerriero 2. Inspiro, Utkatasana. Espiro, perna all'anca, scendo. Inspiro, allungo la colonna, espiro, Chaturanga. E cane faccia in su, espiro, cane faccia in giù. Inspiro, salgo su con la gamba, espiro, porto il piede in mezzo alle mani, extra ruoto la punta del piede sinistro, inspiro, guerriero 1, espiro, guerriero 2. E ora inspiro, scivolo indietro, appoggio la mano sul polpaccio, porto il palmo della mano verso l'alto, guerriero rovesciato. E ora inspiro, ritorno, scivolo in avanti, appoggio la mano verso l'interno del piede, allungo il braccio sinistro in avanti. Inspiro, ritorno, stendo la gamba destra, scivolo in avanti, Trikonasana. E ruoto il corpo e andiamo in triangolo rovesciato. E ritorno e da qua carico il peso e andiamo in mezzaluna. Non posso far finire questo percorso senza insegnarvi a far bene la mezzaluna.
e rasciolgo, porto le mani giù, porto il piede sinistro indietro, porto indietro anche la gamba destra e chaturanga. Inspiro, cane faccia in su, espiro, cane faccia in giù, inspiro, piego le gambe, guardo avanti, balzo e inspiro, espiro, uttanasana, inspiro, salgo su, intreccio le dita e utkatasana, espiro, samasthiti. Ok, tutto dall'altro lato. Inspiro, utkatasana, espiro, torno là, scendo giù. Inspiro, allungo la colonna, espiro, chaturanga, inspiro, cane faccia in su, espiro, cane faccia in giù. Inspiro, sollevo la gamba sinistra verso l'alto, espiro, porto il piede in mezzo alle mani, extra ruoto la punta del piede destro, e inspiro, porto sulle braccia, guerriero 1, espiro, guerriero 2, scivolo indietro, porto il palmo della mano sinistra verso l'alto, scivolo, guerriero rovesciato. Ritorno, scivolo in avanti, porto la mano sinistra verso l'interno e allungo in avanti. E ora ritorno, stendo la gamba sinistra, scivolo e utkatasana, trikonasana. Ora ruoto il corpo e vado in triangolo rovesciato. E ritorno, carico il peso in avanti e mezzaluna. E ora ritorno, poggio il piede destro, porto indietro la gamba sinistra e chaturanga. Inspiro, cane faccia in su, espiro, cane faccia in giù. E inspiro, piego le gambe, guardo avanti, con un balzo porto i piedi in mezzo alle mani. Inspiro, leggo la colonna, espiro, uttanasana. E ora inspiro, perna larga, salgo su, espiro, samasthiti. Ok, adesso mani sui fianchi, con un balzo, apriamo i piedi tra di loro. Inspiro, apro bene il petto ed espirando, perna larga, scendo giù, afferro con indice medio gli alluci. Inspiro, allineo la colonna ed espirando. Allungo. E ora inspiro, espiro, perna larga, salgo su e chiudo. Oggi sì, come la penultima lezione, riproviamo il Bakasana, quindi la posizione del corvo. Fate un passetto indietro, da qua riapriamo i piedi tra loro, inspiro, apro bene il petto ed espirando scendo giù. Posiziono le mani davanti ai piedi, da qua piego le gambe, carico il peso, dovete appoggiare proprio le ginocchia dove c'è il tricipite. E provo a staccare. Poi appoggio e riprovo. Da qua, nel momento in cui avete staccato i piedi, provate a fare un salto indietro per finire qui in chaturanga. Adesso vi faccio vedere. Da qua, stacco e chaturanga. Inspiro, cane faccia in su, espiro, cane faccia in giù. E ora inspiro, piego le gambe, guardo avanti, con un balzo ci stendiamo. Stendiamo le gambe avanti. Le gambe questa volta sono unite, sono in dandasana, gli alluci sono sempre uniti. Inspiro, sollevo le braccia, intrecciamo le dita, proviamo ad appoggiare la palma delle mani dietro la pianta dei piedi e allunghiamo. Se non riuscite potete andare a prendere le punte dei piedi o altrimenti afferrare con l'indice medio gli alluci. E ora inspiro ed espirando. Ritorno in dandasana, avviciniamo i piedi verso i glutei, stacchiamo i piedi, avviciniamo la fronte verso le ginocchia e lentamente srotoliamo la schiena ed onduliamo verso destra e sinistra.
Ora appoggiamo la gamba, il piede sinistro a terra, stendiamo la gamba destra, afferriamo la caviglia e tiro. Espiro, sciolgo e cambiamo. E sciolgo, afferro entrambe le ginocchia e portiamo le ginocchia sul lato destro, sguardo verso sinistra. E inspiro, ritorno al centro e cambio lato. E ora ritorno, dondoliamo verso destra e sinistra. E anche per oggi ci siamo meditati nella Shavasana. Ci sdraiamo, prendiamo una posizione comoda e chiudiamo gli occhi, ci concentriamo solo ed esclusivamente sul nostro respiro. Le braccia sono lungo i fianchi, i palmi delle mani verso l'alto. Inspiro dal naso ed espiro sempre dal naso. Cerchiamo di alleviare ogni tipo di tensione, di rilassarci. Portiamo la nostra attenzione ai piedi, alle dita, al collo del piede, alla pianta del piede, alla caviglia, al polpaccio, alla tibia, fino ad arrivare al ginocchio, l'interno e l'esterno del piede. Salgo fino ad arrivare alla testa del femore, l'anca, e rilasso il bacino. Inspiro, espiro, rilasso completamente le gambe. Portiamo l'attenzione alle dita delle mani, al dorso e al palmo della mano, polsi, braccio, gomiti, fino ad arrivare alla spalla. Inspiro, espiro, rilasso completamente le braccia e il busto e il collo. Ora porto l'attenzione al viso, alla mandibola, le labbra, le guance, le tempie, le palpebre, le sopracciglia e la fronte. Inspiro, espiro, rilasso completamente i muscoli del viso. E ora lentamente risvegliamo le dita delle mani, le dita dei piedi, risvegliamo le articolazioni, le caviglie, i polsi, pieghiamo le gambe, appoggiamo i piedi a terra. Ora distacchiamo, in modo da portare le ginocchia al petto, e dondoliamo verso destra e sinistra. E mantenendo sempre gli occhi chiusi, portiamo il corpo sul lato destro o sul lato sinistro. E quando me la sento, riapro gli occhi e ci sediamo.